rinasce una via storica di Imperia, rinasce all'insegna della cultura, e con questo salotto VSE, chiamiamolo così, che è forse la definizione che rende di più l'idea, rinasce grazie all'impegno degli abitanti di questa via, dei commercianti di questa via, del Centro Culturale Rosselli, di un progetto culturale e sociale che ha trovato anche il finanziamento importante di Fondazione Carige e la partecipazione degli enti, delle istituzioni, i comuni di Imperia, la provincia di Imperia, che hanno sposato questo progetto come un progetto di rilancio di una via, ma non solo, di uno stimolo culturale per la città, per la provincia, richiamandosi alla figura di Viesseux, che è una delle figure più importanti del risorgimento italiano, del pre-risorgimento italiano, è un figlio di questa città. E quindi si crede, crediamo che attraverso questa iniziativa, che poi sarà foriera di, perché questo è un punto di partenza, queste panchine rappresentano appunto un punto di partenza per una serie di iniziative culturali, artistiche, musicali, teatrali, che riavvivino una via, una parte della città, all'insegna della collaborazione, della sinergia tra tutti, con la partecipazione diretta dei cittadini che, oltre al contributo economico, daranno un contributo per costruire un percorso culturale che appunto non è solo culturale, ma forse un percorso civico.